Carlotta e ciao a tutti. Ieri abbiamo assistito al concorso generale dei campionati nazionali assoluti che ha incoronato Milena Baldassarri come la miglior ginnasta italiana, confermando il risultato dello scorso anno. Milena capace di conquistare il terzo titolo della sua carriera. La medaglia d'argento è andata a Sofia Raffaeli, terzo gradino del podio per Alexandra Agiurgiuculese. Oggi assisteremo alle quattro finali per attrezzo, quindi cerchio, palla, clavette e nastro, che assegneranno appunto i titoli di specialità. Sì, esatto, ci sarà occasione di riscattarsi per chi ieri magari ha fatto qualche errore in più, di riconfermarsi per chi ha già fatto una gara pulita. Non è semplice per nessuno, ma questa volta, anziché tenere il conto di tutti gli attrezzi e poi arrivare alla fine e tirare le somme, avremo una gara ogni attrezzo, quindi quattro gare distinte. Ringraziamo la Federazione Ginnastica d'Italia del presidente Gerardo Tecchi, che ha affidato l'organizzazione all'official partner della FIGI Trentino Marketing, all'azienda per il turismo Alpecimbra e la SD Gym Club Ala di Trento, la società locale, e chiaramente la collaborazione della delegazione provinciale di Trento di Michela Baroni. Stefano Tomasi è invece il presidente della Gym Club di Ala. In giuria, quadrata che valuterà queste finali di specialità, la presidente Daniela Delle Chiaie, in giuria superiore la direttrice tecnica nazionale Emanuela Macrani, che avrà anche il difficilissimo compito di scegliere quali saranno le due individualiste che fra meno di un mese, insieme alla squadra nazionale, partiranno per i Giochi Olimpici di Tokyo. Ieri è stato sicuramente una gara interessante e determinante in questo senso, ma non ancora deciso, insomma si riserverà di guardare anche queste finali. In giuria superiore c'è anche Stefania Turbesi, la referente nazionale di giuria di ginnastica ritmica. Esatto, non è semplice, sono scelte tecniche da fare con assoluta calma e ponderate, ma Emanuela Maccarani è abituata a farle con la squadra delle farfalle, lo farà senz'altro anche per le individualiste in maniera impeccabile. Iniziamo con la finale al cerchio, le sei migliori dalle qualificazioni di ieri: Sofia Maffeis, Alexandra Giurgiuculese, Milena Baldassarri, Eleonora Tagliabue, Sofia Raffaeli, Eva Swaili Gherardi. Questa è la start list della prima finale per attrezzo. In pedana Sofia Maffeis della Polisportiva Varese è pronta a iniziare. Peccato, una perdita. Peccato per quell'errore di Sofia, perché stava andando veramente molto molto bene, poi un rischio purtroppo non precisissimo l'ha portata a perdere il cerchio. Quest'oggi abbiamo anche qualche stacchetto tra un esercizio e l'altro, cosa che capita spesso a livello internazionale, quindi sentirete una musica tra un esercizio e l'altro delle ragazze che partecipano a questa finale. Qualche light di Sofia Maffeis, questa è una maestria su una rovesciata, quindi rotolamento su una rovesciata. Questo
un rischio ben eseguito, ripreso perfettamente durante la rovesciata indietro. Anche questo lancio molto complesso, dove il cerchio brilla mentre lei lancia su rovesciata. E bellissimo anche questo pivot in tilt, dal grande valore anche tecnico. Vedremo il punteggio assegnato a Sofia Maffeis, sicuramente una penalità di, vediamo ecco qui per esempio, di 1, 2, 3, forse o 0,70 o un punto, purtroppo, oltre alla mancata assegnazione del rischio che chiaramente le è caduto. Ci saranno anche le esibizioni della squadra nazionale delle farfalle azzurre, che insieme alle due individualiste che sceglierà la direttrice tecnica nazionale partiranno per Tokyo. Le vedremo con le 5 palle e poi con l'esercizio misto. Ecco il punteggio di Sofia Maffeis, 21.550 per la ginnasta della polisportiva varese, visibilmente delusa da questo avvio. Purtroppo di questo brutto errore si poteva sicuramente superare anche il 23. Eccola. La seconda ginnasta in pedana per questa prima finale al cerchio è Alexandra Aggiurgiupulese, aviere dell'aeronautica militare, che si allena all'ASU di Udine, seguita da Spela Dragas e Magda Pigano. Ieri terzo gradino del podio nel concorso generale, tanta voglia di rifarsi quest'oggi. Purtroppo già una perdita per Alexandra. Altro brutto errore per Alexandra. Forza Alex. Davvero un peccato vederla sbagliare così tante volte, mi dispiace molto perché ha avuto un anno difficile, si è rimessa in gioco, si è allenata duramente, ha preparato tantissimo questa gara e purtroppo non è riuscita ad eseguire bene né ieri né molto bene ieri, e con questo cerchio purtroppo non si è riscattata. La notizia positiva è che ha altri tre finali, altri tre finali. È entrata in tutte le finali di specialità di quest'oggi, quindi ha sicuramente modo di rifarsi. Sottolineavi giustamente quanto sia stato un anno complicatissimo per Alexandra, che ha raccontato la sua esperienza con il Covid e anche la difficoltà successiva, oltre al virus in sé per sé, di riprendere la forma fisica, di ricominciare ad allenarsi, di ritornare l'Alexandra che è sempre stata. Alkisten Krai in attesa del punteggio, ma non si deve buttare giù Alexandra, perché è consapevole del suo talento, delle sue qualità, le abbiamo viste tutti, sì. Quindi non dimentichiamo che Baldassarri e Aggiurgiupulese hanno strappato i due pass di qualificazione per i giochi olimpici, che non sono nominativi, per questo dovrà scegliere la direttrice tecnica nazionale, ma sono per nazione. Quindi è stata capace di tanto, è stata capace di medaglie in campionati mondiali, in World Cup, e sa di non valere 19.250 il suo esercizio al cerchio. Esattamente, adesso deve recuperare le forze, la concentrazione e riuscire a portare a termine gli altri attrezzi come si deve, come Alexandra Aggiurgiupulese sa fare. Milena Baldassarri, l'altro aviere dell'aeronautica militare, anche lei in lotta per un pass olimpico.
la fresca, freschissima campionessa italiana assoluta 2021 per il secondo anno consecutivo. Ieri una gara magistrale e adesso vediamo questa sua prima finale al cerchio. Bravissima Milena, che grinta davvero, una bellissima interpretazione di questo cerchio, davvero brava perché la vittoria del giorno prima potrebbe caricarla ma potrebbe anche intimorirla, invece lei si è fatta decisamente caricare da questo titolo assoluto. Questo nuovo atleta. Esercizio al cerchio, perché è un esercizio rinnovato, completamente rinnovato per Milena, dimostra quanto sia tornata veramente carica. Anche per lei non è stato un anno facile, per la ginnasta allenata a Fabriano da Giulietta Cantalupi e Cristina Giurova, ed è tornata più carica che mai, si è detta veramente contenta non soltanto del titolo assoluto conquistato ieri, ma in generale della sua prestazione. Sono soddisfatta, ha raccontato l'atleta dell'aeronautica proprio alla Gazzetta dello Sport nell'articolo a firma di Simone Battaggia questa mattina in edicola. Ho lavorato davvero sodo, nei quattro attesi sono sempre andata migliorando e aver gareggiato davanti al pubblico è stata un'emozione unica. Quindi grazie all'organizzazione per averlo reso possibile, e avere Sofia in squadra, parla della giovane Raffaeli, mi sprona molto perché le nuove generazioni sembrano fatte apposta per questo nuovo codice. Sì. Brava Milena. 26.300, l'esercizio al cerchio di Milena Baldassarri. Vedete inquadrate Alessia Russo e Talisa Torretti, due componenti della squadra nazionale di ginnastica ritmica, preziosissime riserve, sempre pronte, sì. Lavorano duramente ogni giorno al fianco delle loro compagne. In pedana adesso Eleonora Tagliabue, ginnasta della San Giorgio 79 di Desio, che tanto bene ha fatto anche nel concorso generale di ieri. Peccato, una perdita inaspettata.
peccato davvero per quella perdita che anche lei secondo me non si aspettava affatto. Questo è un bellissimo esercizio, davvero le composizioni di Leonora sono speciali perché sono molto ricercate, molto particolari, davvero apprezzabilissime dal punto di vista stilistico e artistico. Ne approfitto per leggere alcune dichiarazioni della direttrice tecnica nazionale Emanuela Macrani rilasciate proprio alla Gazzetta. Emanuela Macrani eletta da poco membro della giunta delle CONI perché parla di queste convocazioni olimpiche. Innanzitutto facendo i complimenti comunque a tutte le ginnaste che ieri hanno disputato il concorso generale. Abbiamo visto una gara interessante, combattuta, entusiasmante, ha detto Macrani. Sono veramente soddisfatta. Dirò quali sono le convocate per le Olimpiadi dopo le finali di specialità che disputeranno Milena, Sofia e Alexandra. Quella di oggi sarà una gara importante perché siamo alla vigilia dei giochi, stiamo facendo le prove generali di quanto accadrà tra un mese e visto che nel loro round si gareggia nell'arco di due giornate ho bisogno di vedere qual è la tenuta fisica delle ragazze su due giorni di gara. Sì, è importante, infatti l'abbiamo detto anche ieri, alle Olimpiadi purtroppo non c'è la possibilità di vincere medaglie di specialità, ma c'è soltanto due volte praticamente il concorso generale, uno di qualifica e uno effettivo poi per vincere la medaglia, quindi è importante soprattutto la seconda giornata. Il punteggio di Eleonora Tagliabue in questa finale al cerchio 20.400 per la ginnasta della San Giorgio 79 di Desio. In pedana acclamata dal pubblico presente al Palazzo di Folgheria, seppur in maniera contingentata, Sofia Raffaeli, splendida ginnasta della ginnastica Fabriano, ieri si è laureata vice campionessa italiana assoluta alle spalle della sua compagna di squadra. Bravissima Sofia, ha recuperato anche delle piccole sbavature, nel senso che a volte magari i rilanci dei suoi super difficili rischi e maestrie erano leggermente storti, leggermente lunghi, ma ha allungato le sue piccole mani e ha recuperato davvero tutto. Una grande prova anche questa, cioè oltre a sapersi ripetere e fare esercizi puliti anche nella seconda giornata, anche saper recuperare quelli che sono gli errori, nonostante la stanchezza, nonostante la tensione, non è assolutamente cosa da poco. Quindi, sicuramente Raffaeli può vantarsi del fatto che ieri, sui quattro atleti, sul programma completo, ha commesso un solo errore minimo in sull'ultimo esercizio, in esatto. Chiusura dell'ultimo esercizio alle clavette. Per il resto una gara pulitissima. Esatto, sì, una bellissima gara davvero per lei, ecco. Questo giro, anche questo ad esempio l'ha fatto sicuramente meglio nella giornata di ieri, è un suo cavallo di battaglia a livello di difficoltà di corpo. Belli questi collegamenti, anche visti a rallenti si apprezzano forse ancora di più. Sofia che è una ginnasta molto capace dal punto di vista dell'attrezzo e anche dal punto di vista fisico, guardate anche ad esempio queste difficoltà sono perfettamente eseguite.
ha fatto esperienza di doppio concorso generale in due giorni, Sofia, proprio all'Europeo di Varna, perché ha svolto i quattro attrezzi nella fase di qualificazione e il giorno successivo, avendo ottenuto ottimi punteggi e quindi avendo conquistato la finale all around, si è rifatta tutto il programma completo, esatto, anche il giorno successivo, che è proprio quello che si vedrà ai Giochi Olimpici. Esatto, esatto, si è dovuta confrontare con le big di tutto il mondo, perché alla fine l'Europeo è quello che presenta il maggior numero di... Sì, c'erano tutte. Di eccolo ad esempio questo super recupero, tra l'altro senza neanche passi proprio da terra, quindi probabilmente anche non penalizzato. Ha chiuso anche tavola qui finale all round Sofia, e davanti a lei c'erano soltanto russe, bielorussi e bulgare. Esatto, sì, è molto un bellissimo risultato, ci rende molto orgogliosi di averla tra le nostre. Vediamo, tanto ci rigodiamo sullo sfondo Giulietta Cantaluppi, che è diventata famosa anche per le sue mascherine colorate. Giulia, sì, ha una quantità infinita di mascherine, tutte di colori diversi, e le porta anche all'estero, quindi fa moda. Ancora qualche secondo di attesa per conoscere il punteggio, ed eccolo qui, 25 e 100 per Sofia Raffaeli, che non riesce a fare abbastanza per superare Milena Baldassarri, ma porta a casa un punteggio di tutto tutto rispetto. Al momento la colloca in seconda posizione. Sì, manca solo una ginnasta però, che è Eva. Eva Swaili Gherardi, ginnasta dell'Armonia d'Abruzzo di Chieti. Quindi podio assicurato per Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli in questa prima finale di specialità. Vedremo se Sofia Maffei riuscirà a mantenere la terza posizione. Una caduta con perdita purtroppo. E chiude anche Eva Swaili Gherardi il suo esercizio al cerchio e questa finale di specialità al cerchio, quindi attendiamo soltanto il suo punteggio per dare questa prima Purtroppo classifica. Non credo riuscirà a scalzare le prime posizioni perché ha fatto un errore piuttosto grave con anche una caduta, e quindi credo che il podio rimarrà intatto. Aspettiamo però giustamente di conoscere anche il suo punteggio. E qualche highlight, belli questi momenti di collegamento e di attesa anche sotto al lancio, coreografici. Purtroppo a volte per recuperare un lancio sbagliato si va incontro a delle ulteriori penalità, perché magari ci sono appunto delle cadute o addirittura delle perdite ancora più gravi. Ringraziamo per le riprese la regia dell'Ave Media Solution, per i punteggi in diretta Gym Result di Andrea Costarelli. In sottofondo avrete senz'altro sentito la voce del The Voice della ginnastica, Fabio Gaggioli, che accompagna le gare della federazione di ogni sezione, non soltanto la ritmica, così come ai Giochi Olimpici non soltanto vedremo due individualiste della ritmica e le farfalle della squadra nazionale, ma anche gli atleti e le atlete della ginnastica artistica maschile e femminile, in partenza fra pochissimo. 20 e 800 il punteggio di
Eva Swaili Gherardi, e allora il podio di questa prima finale al cerchio è definito: medaglia d'oro per Milena Baldassarri con il punteggio di 26.300, medaglia d'argento per Sofia Raffaeli con il punteggio di 25.100, terzo gradino del podio per Sofia Maffeis, bella soddisfazione per la ginnasta della polisportiva barese. Si va diretti, senza un attimo di respiro, pronti a iniziare la seconda finale per attrezzo, quella alla palla aperta da Melissa Martalò. Little ghost, you're listening. Unlike most, you don't miss a thing. You see the truth. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger. Visibilmente emozionata Melissa di far parte di questa, delle migliori sei di questa finale, un esercizio molto morbido, molto elegante, così come lo è il body che ha scelto. E la rivedremo Melissa anche nella finale di specialità alle clavette, un vero e proprio tour de force per lei. Sì, davvero, intanto queste giovanissime bimbe ci deliziano con una piccola esibizione tra un esercizio e l'altro. Della società di Trento alla Gin Club. Società del presidente Stefano Tomasi, che insieme all'official partner della Federginnastica Trentino Marketing, all'azienda per il turismo Alpe Cimbra e collaborazione con la delegazione provinciale di Trento di Micaela Baroni, ha contribuito alla splendida organizzazione di questi campionati italiani di ginnastica ritmica, che oltre agli assoluti hanno visto protagonisti anche il campionato d'insieme di varie categorie, allieve, giovanile e open, per un weekend trentino veramente di grande, grandissima ginnastica. Qualche light di Melissa, una ripresa complicata. Brava Melissa, che riprende sempre correttamente la palla, o ad una mano o con una parte del corpo diversa, perché prendere la palla a due mani è considerato scorretto e quindi comporta poi una penalità. Qui vediamo, esatto, una ripresa a una mano per esempio, quindi molto bene. Come non ringraziare poi la team manager della sezione, Paola Porfiri, che fa sempre un po' la timida, ma vanno a lei veramente tanti, tanti complimenti per aver contribuito all'organizzazione di questa gara. Sì, e tra l'altro, parlando di Paola Porfiri, ci ricordiamo anche della World Cup di Pesaro, che speriamo l'anno prossimo possa essere, anzi sicuramente, aperta al pubblico. Sicuramente, già qui alla Palaghiaccio di Folgheria, seppur in maniera contingentata, con numeri molto ristretti, il pubblico è tornato rispettando distanze, le norme di sicurezza, le mascherine. Intanto ecco il punteggio di Melissa Martalò, 21.050. Sì, un discreto punteggio, ma adesso andiamo già avanti con la prossima ginnasta. Entra in pedana Eleonora Tagliabue, anche lei grande protagonista ieri e sarà grande protagonista oggi. Già la seconda finale, l'abbiamo vista poco fa con il cerchio, la ginnasta della San Giorgio 79 di Desio.
di ser, assi che avrà da me, hai tanto por andare. Será mejor que no estés lejos para sentir que puedo hacerlo. Y cada amanecer voy a arrepentirme que si reunirse es una opción, no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. Y cada amanecer peccato, una perdita per Eleonora. Non ci voleva questa perdita per Eleonora, che aveva fatto davvero un bellissimo esercizio. Poi, ripeto, le sue composizioni sono particolarmente emozionanti, coinvolgenti. Esatto, sì. Esattamente. E purtroppo questa brutta perdita in una ripresa che per lei è assolutamente alla portata, e non tra le più difficili che ha nell'esercizio, ma purtroppo le costerà caro, ahimè, con anche un'uscita fuori pedana. A volte, paradossalmente, è più facile sbagliare su le cose piccole che su quelle più difficili, perché magari si resta più concentrate sulle difficoltà più complicate. Sì, sì, esattamente. Tra l'altro adesso Eleonora ha ancora una possibilità di riscatto con il nastro, proprio attrezzo con il quale aveva vinto una medaglia l'anno scorso. D'argento, sì. E, tra l'altro, in questa finale alla palla si entra proprio nel vivo, perché sarà senza respiro. Una dopo l'altra vedremo Sofia Raffaeli, Alexandra Giurgiuculese e Milena Baldassarri. Sì, davvero, quindi... E poi respiro. Chiuderà Sofia Maffeis la finale per attrezzo, questa seconda finale per attrezzo. Anche Sofia Maffeis ha fatto un'ottima prova ieri nel concorso generale, chiuso in quarta posizione, quindi proprio a piedi del podio, dimostrando una grande costante crescita. Sì, assolutamente sì. Importante anche riuscire a migliorare non soltanto il risultato a livello di classifica, ma anche proprio a livello personale, quindi sentire quella crescita tra un anno e l'altro, che è importante. Eleonora, per esempio, nonostante gli errori, ha mostrato questa grande crescita. Ed eccolo il suo punteggio, 19.300, inferiore a quello di Melissa Martalò, che aveva invece aperto la finale alla palla. Sofia Raffaeli. Eccola di nuovo in pedana Sofia Raffaeli, già si è portata a casa una medaglia d'argento nella prima finale al cerchio. È importante ogni esercizio in questa giornata. Must confess, with lives on the line, not mine, of course.
Pazzesca, che dire, veramente un fenomeno. Questa ragazzina ha fatto tutto quello che aveva nell'esercizio e di più. È davvero davvero speciale. Brava Sofia, così giovane, già così determinata. Siamo veramente contenti di averla nella nostra rosa di individualiste. Sì, sì. Per fortuna che può difendere i colori azzurri, Sofia Raffaeli, la 17enne di Ancona, che veramente in questo 2021 ha strabiliato tutti, perché è diventata senior nel 2020, chiaramente a causa pandemia non ha potuto iniziare la sua carriera da senior, quindi di fatto il 2021 è stato l'anno in cui ha affrontato le prime competizioni internazionali, il primo anno di Coppe del Mondo in cui ha portato a casa su 3 tappe 4 medaglie, sì. Il suo primo campionato europeo proprio a inizio giugno in Bulgaria a Varna, dove ha chiuso all'ottavo posto il concorso, la finale del concorso generale, e di fronte aveva soltanto le super big internazionali. E ieri la medaglia d'argento nel concorso generale del campionato assoluto, migliorando la posizione dello scorso anno quando era arrivata terza. Abbiamo visto un rallenty di uno degli elementi suoi caratteristici, in grado veramente di fare dei pivot incredibili, degni veramente delle campionesse del mondo. Ecco il punteggio, infatti, molto bello. 26-150. E questi sono i punteggi di Sofia. Bello, molto bello. E ve l'ho detto, non ci sarà respiro, specialmente in questa finale. Abbiamo visto Sofia Raffaeli, invece adesso entra in pedana l'aviere dell'aeronautica militare Alexandra Giurgiopulese, che si deve riscattare del cerchio, purtroppo non è andato benissimo. Forza Alex. Brava Alexandra, ci fa piacere vederla così commossa di aver fatto bene, perché questa la nostra è la vera Alexandra. Questa è la nostra Alexandra. Alexandra ha tirato fuori qui il carattere, è riuscita a eseguire il suo esercizio, che è un esercizio dal grandissimo coefficiente di difficoltà, dal grandissimo valore. Questa è una ginnasta che siamo abituati a vedere così grintosa, sicura, capace di portare a casa un esercizio fatto bene, ed è visibilmente commossa proprio perché ieri non è riuscita a farlo come doveva, anche se era partita proprio con la palla ed era partita molto bene. Poi un errore, il primo errore alla palla l'ha fatta crollare da lì in avanti, ma adesso a seguirla lì dietro la tenda c'era la sua tecnica Spella Dragas, che insieme a Magda Pigano la segue all'ASU di Udine, e c'era anche Elena Liprandi, che tra le tante altre cose è anche la responsabile nazionale delle individualiste e chiaramente si prende cura delle atlete, insomma della nostra Italia, quando c'è bisogno di un sostegno in più. Attende il suo punteggio e raccoglie anche
l'applauso e il sostegno del pubblico. Lei è una vera e propria Beniamina, anche perché Alex è molto simpatica e molto spigliata, quindi sui social è veramente molto molto seguita e lo dimostra anche il calore del pubblico. Chissà che liberazione deve essere stata questo esercizio alla palla per decisamente, lei. Decisamente, decisamente. Sì, si vede. Deve andare avanti così e tenere duro anche per i prossimi attrezzi. Dimostrare la ginnasta che è in grado di essere. Brava Alex, dai. Dopo il punteggio di Alexandra vedremo in pedana Milena Baldassarri e poi Sofia Maffei se chiuderà questa seconda finale di specialità. Dopodiché ci godremo la prima delle due esibizioni delle farfalle della squadra nazionale prima di riprendere la competizione con le ultime due finali, quelle alle clavette e al nastro, e prima delle premiazioni di nuovo le farfalle per farci vedere invece il secondo esercizio. 26 e 800 il punteggio alla palla di Alexandra Giurgiupulese. Un bel punteggio di spessore per questo esercizio. E avanti così Alexandra. Ed eccola la campionessa italiana assoluta Milena Baldassarri entrare in pedana. Già dopo l'oro del concorso generale di ieri già se ne è messo a collo un altro, quello nella prima finale al cerchio. E adesso questa sfida a distanza con Alexandra alla palla. Io sono sicura che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla. Io sono sicura che in questa grande immensità qualcuno bravissima, bravissima anche Milena, davvero un bellissimo esercizio anche per lei alla palla, piccolissimo recupero che però non l'ha assolutamente smossa e neanche suppongo penalizzata, quindi molto molto bene, continua a dimostrare la sua grande qualità Milena, la sua grande qualità tra le tante è proprio quella di avere una continuità, di avere una stabilità sempre in tutte le gare che fa, in tutte le prestazioni, con ovviamente umani sbagli come tutti noi, però diciamo che nel corso della sua carriera è stata davvero una ginnasta molto molto costante. Ed è tornata più carica che mai, dobbiamo dire, in questo campionato assoluto. Sia lei che Alexandra nell'ultima settimana hanno partecipato a un torneo internazionale al Cairo in Egitto, dove hanno fatto manbassa di medaglie, dimostrando però entrambe, ed era quella forse la cosa principale al di là delle medaglie, di essere tornate in forma, di essere tornate cariche e convinte. Milena lo ha dimostrato già da ieri in questi assoluti nel concorso generale. Alexandra insomma sta cercando oggi il riscatto e insomma con questa palla lo ha ampiamente dimostrato. Assolutamente, adesso sarà una, diciamo, e qui alla palla è una bella sfida, sì, per una bella il primo sfida. Posto, sì, esatto, anche se 26.800 è davvero un tanto, altissimo punteggio, infatti bello alto, sì, addirittura una difficoltà di 18 ad Alexandra la palla, molto alta, ma vediamo non Milena. A caso
nel suo programma di gara di Alexandra, la palla è sicuramente uno dei suoi pezzi forti, perché le è valsa una medaglia. Sì, e in questo programma specifico la medaglia d'oro alla World Cup di Baku è arrivata proprio nella finale di specialità alla palla. Sì, esattamente, esattamente. Quindi Alexandra deve davvero stringere i denti, dimostrare il suo valore anche nei prossimi due attrezzi. Noi ci auguriamo sempre il meglio per queste ginnaste, che facciano tutte bene, che non abbiano, diciamo, rimorso, rimpianti, certo, per la prestazione. Poi le scelte tecniche le lasciamo a chi deve decidere. E non vorrei per niente essere nei suoi panni. 26.650 per un nulla. Milena Baldassarri resta alle spalle di Alexandra. Sì. Esatto, esatto. Medaglia d'oro in questa finale alla palla, che ancora chiaramente verrà conclusa da Sofia Maffeis. Il punteggio di Alexandra è veramente stratosferico in questa finale. Vedremo, vedremo. Intanto facciamo l'in bocca al lupo a Sofia Maffeis, perché importante per lei anche questa finale dopo il bel assoluto di ieri. Peccato, una perdita durante proprio una difficoltà. Peccato davvero per Sofia quell'errore che è avvenuto appunto durante una difficoltà di corpo. Questo significa che purtroppo, avendo perso la palla, non le verrà assegnata neanche la difficoltà stessa. Davvero un peccato, perché insomma questa è una palla che lei sa fare molto bene, che interpreta anche molto bene, e quindi quell'errore non ci voleva proprio. In attesa del punteggio di Sofia Maffeis, comunque in un esercizio macchiato, come dicevi tu Marta, da qualche imprecisione che non la può collocare sui primi tre gradini del podio, dove tra l'altro i punteggi sono stati veramente molto molto importanti, perché parliamo di punteggi superiori al 26, a partire dal 26.800 di Alexandra Giurgiuculese, che veramente ha fatto vedere chi è. Perché sì, noi a questa Alexandra siamo abituati. Benissimo anche Milena Baldassarri, 26.650 in questa finale per l'altra aviere dell'aeronautica militare, e il punteggio di Sofia Raffaeli 26.150, quindi tutti superiori al 26, e punteggi anche che poi lasciano il vuoto rispetto al resto della classifica della finale, perché il distacco è veramente importante. 20.050 per Sofia Maffeis, e quindi vi ufficializzo definitivamente il podio: medaglia d'oro per Alexandra Giurgiuculese, medaglia d'argento per Milena Baldassarri, terzo gradino del podio per Sofia Raffaeli, e già doppia medaglia per Baldassarri e Raffaeli, e mancano altre due finali di specialità. Adesso però c'è un momento speciale. C'è un momento speciale. Grandi, grandissime, gradite ospite, accolte dal calore del pubblico del Palaghiaccio, la squadra nazionale di ginnastica ritmica, le nostre farfalle azzurre. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Sant'Andrea, Agnese Duranti e Daniela Muguria, tutte avieri dell'aeronautica
militare. Fra meno di un mese le vedremo impegnate nei Giochi Olimpici di Tokyo. Intanto entrano sulla pedana del palaghiaccio di Folgheria e ci fanno vedere quello, uno dei due esercizi che vedremo nella rassegna 5 cerchi, le 5 palle. Sono 5 ninja sulle note di Maxime sì. Rodriguez. Vediamoci questo spettacolo. Bellissime le nostre farfalle, sono davvero una squadra coesa, è una squadra che ha imparato a capirsi così bene e che lotta davvero così insieme per il medesimo obiettivo, che ci fanno sognare sempre, anche quando decidono di magari fare all'ultimo una modifica, perché magari un lancio più corto, più lungo, non si vede più perché sono talmente ormai all'unisono che sembra veramente sempre tutto magico. Brave ragazze. Noi aspettiamo solo di vedervi su quella pedana ormai. E non vediamo assolutamente l'ora. Assolutamente sì. Guardate questi rallenti che mostrano le prime parti dell'esercizio, sempre assolutamente in tema con la scelta musicale, cosa affatto scontata al momento, perché è una delle poche squadre che ha mantenuto davvero una parte artistica, oltre che una grande parte tecnica, e questo è un grande merito di Emanuela Maccarano e il suo staff e dell'interpretazione poi delle ginnaste. Vediamo anche questi momenti di collaborazione velocissimi. Questo è un rallenti, ma potrebbe essere anche velocità naturale per quanto è veloce praticamente. Ormai gli esercizi sono rapidissimi, guardate quanto sono veloci anche solo queste moviole. Sì, infatti non sembrano rallenti. Esatto, è quello che stavo pensando, esattamente. Nei miei tempi si andava a questa velocità qui, adesso questa velocità è quella del rallenti, pensa un po'. Diventato ancora più difficile gareggiare in squadra, veramente. Ci vuole davvero una grande preparazione anche atletica per riuscire a reggere il peso e la fatica di questi esercizi. E allora siamo pronti per iniziare, li rivedremo nel loro esercizio misto, 3 cerchi e 4 clavette alla fine della gara, prima delle
premiazioni. Adesso invece iniziamo la terza finale di specialità, quella alle clavette, la apre Alessia Judith Leone dell'Eurogimnica di Torino e poi vedremo Martina Brambilla, Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Alexandra Giurgiuculese e Melissa Martalò sfidarsi per altre medaglie. Peccato, subito una perdita per Alessia. Un'altra purtroppo perdita. Peccato per Alessia, ieri era stata molto più spavalda su questo esercizio, oggi aveva troppo da perdere, essendo ovviamente una gara secca e singola e purtroppo due perdite, tra l'altro in due elementi, diciamo, non in occasione di grandi lanci, elementi particolarmente difficili per lei, ma anzi due maestrie assolutamente semplici rispetto al resto che fa nel suo esercizio, ma fa parte del nostro sport. Tra l'altro è una ginnasta comunque molto giovane, Alessia Leone, come Sofia Raffaeli, classe 2004. Sì, è una ginnasta insomma che ha i suoi primi anni senior e quindi sì. Ha tutto il tempo per migliorarsi. Infatti nel 2019 fu aggregata un po' in extremis alla squadretta junior che ha partecipato al primo mondiale junior di Mosca in Russia. C'era stato un infortunio dell'ultimo momento, Alessia aveva fatto tanto bene, aveva dimostrato sia gli assoluti che proprio con l'Eurogimnica in Serie A di essere pronta ed era stata convocata per questa esperienza mondiale. Ecco qui il replay dell'errore. Vedete come poi l'elemento successivo molto più complicato invece è riuscita a eseguirlo senza problemi, quindi non vuol dire, quando vediamo sbagliare non per forza vediamo sbagliare in cose complicate, difficili, ma sono tante le variabili che entrano in gioco quando c'è un errore e soprattutto è molto semplice e consueto poi fare altri errori dopo che se ne è fatto uno, perché riprendere la concentrazione è una delle cose assolutamente più complicate del nostro sport. Siamo in attesa del punteggio di Alessia Leone che ha aperto proprio questa finale. La prossima è Martina Brambilla. Martina Brambilla che è un po' una specialista delle clavette, perché proprio all'assoluto dello scorso novembre, in realtà però ufficialmente l'assoluto 2020, aveva portato a casa una medaglia di bronzo proprio alle clavette. E allora ce la guardiamo. Thank you.
non posso non fare i complimenti a Martina per come ha affrontato la pedana oggi. Ecco, invece di farsi intimorire dal fatto che aveva una prova secca con questo attrezzo, ha tirato fuori veramente un atteggiamento così sicuro, così determinato, che le ha permesso di portare a termine un bellissimo esercizio. Quindi è veramente una dimostrazione di carattere importante e che può ispirare tante piccole ginnaste. Brava Martina. Classe 2002, proprio di Desio. Martina allenata tra le altre da Elena Liprandi in società La San Giorgio 79, quindi anche una tecnica di grande... Tra l'altro sugli spalti Veronica Bertolini, olimpionica a Rio 2016, anche lei fu allenata da Elena Liprandi e fa il tifo proprio a Martina in questa occasione. Molto bello vedere anche questi momenti. 5 volte campionessa assoluta Veronica Bertolini, non lo dimentichiamo, dal 2013 al 2017. Sì, esatto, quindi anche lei una delle nostre grandi campionesse, senz'altro. Allora, non vi avevo dato prima il punteggio di Alessia Leone, 19.250, ha aperto lei la finale alle clavette e mentre vediamo i rallenti di Martina Brambilla, aspettiamo proprio il suo punteggio. Poi in pedana entrerà Milena Baldassarri, anche qui una finale senza respiro perché saranno una dopo l'altra, esatto, in ordine diverso rispetto alla palla, ma Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Alexandra Aggiurgiuculese scenderanno in pedana e poi Melissa Martalò chiuderà la finale. 23 per Martina Brambilla. È contenta lei del suo punteggio, molto molto buono. Sembrava meritato. Un po' stupita, forse non si è resa conto di aver fatto veramente un bel esercizio. Esatto, molto molto bello. Brava, bravissima Martina, che conferma quanto di buono fatto anche nella finale di specialità 2020 proprio alle clavette, mentre entra in pedana Milena Baldassarri, body e clavette verdi in onore di Billie Eilish sulle note del suo cantante preferito. Ci farà vedere questo esercizio che ieri è stato stratosferico per Milena. Sì. Peccato, una perdita. That you expected, but we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm so expensive. The top would be something that shouldn't be said out loud. Bury the hatchet or bury the fire. The day I all got a silver soul, cause I can't say no, no, I can't say no. And my limbs are frozen, my eyes won't close, so I can't say no, I can't say no. Che carattere, ragazzi, che carattere questa ragazza. Guarda, nonostante l'errore all'inizio ha continuato e ha fatto un bellissimo bellissimo esercizio. Non è da tutti, sì, non è da si tutti. È fatta destabilizzare da magari un errore che proprio in apertura di esercizio può lasciarti, poteva, un po', sì. Esatto, poteva farla demoralizzare, poteva cambiare il suo atteggiamento nei confronti dell'esercizio, poteva farle togliere, poteva toglierle magari quella che è l'espressività, il coinvolgimento, perché magari se uno si spaventa inizia magari a non sorridere, non comunicare, avere la faccia preoccupata proprio. Esatto, è molto comune, ma anche tra le super big, sì, no? Sì. E invece Milena no, Milena non è così, Milena va avanti a testa alta sempre, in tutti i casi davvero, e quindi mi emoziona molto questo aspetto. Manda cuori dal Kiss and Cry al pubblico del Palaghiaccio di Folgaria e alle tante piccole fan felicissime di poter rivedere le loro beniamine. Ecco, questo primo errore, guardate, purtroppo
questa è una ripresa molto complicata e la clavetta girava leggermente più indietro rispetto a dove era la sua mano, ma è andata avanti veramente alla grande, senza sbagliare assolutamente nient'altro. Molto bello questo giro combinato, particolare anche, non si vede spesso in giro. Rallenti anche qui, ha rischiato davvero perché la clavetta non girava perfettamente per essere ripresa dietro la schiena, infatti l'ha dovuta aggrappare dalla parte grossa. Intanto ecco il punteggio. 25.500 le clavette di Milena Baldassarri, nonostante quell'errore ad inizio esercizio, il resto è stato impeccabile e quindi tanto è valso. Pronta a rispondere la sua compagna di squadra Sofia Raffaeli. Le clavette le hanno portato molto molto bene, le sono valse medaglie, le sono valse anche la finale di specialità all'Europeo di Varna. Vediamola. Peccato. Bravissima, veramente. Ha un esercizio ai limiti del possibile, davvero è complicatissimo. Sì, 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 è difficilissimo, è così piccola e già lo fa così bene, non lo so. Sono veramente impressionata da questa atleta e purtroppo un errore, purtroppo una perdita che però anche in questo caso, come diciamo prima per Milena, non l'ha condizionata affatto, è andata avanti e così deve essere un atleta. Guardate anche questo elemento iniziale. Ieri per esempio il bastone, chiamiamolo così perché le due clavette agganciate formano un bastone, non girava perfettamente dritto come oggi e quindi aveva modificato la ripresa afferrando, quindi piegando le ginocchia, afferrando il bastone. Oggi girava bene e quindi si è buttata in un elemento ancora più difficile, che è quello di far rimbalzare le due clavette agganciate sulle gambe mentre fa la capovolta. Quindi anche qui capacità di decisione rispetto a come vola l'attrezzo. Bellissimi rallenti proposti dalla regia, chissà se ci ripropone anche l'errore che abbiamo visto, che purtroppo le costerà qualche decimo se non di più. Al momento su 7 esercizi svolti da Raffaeli, 2 errori proprio nelle clavette. Sì, che di solito sono il eccolo suo attrezzo di punta. Qua è arrivato una ripresa che per lei la potrebbe fare davvero occhi chiusi appena alzata la mattina. E invece le è sfuggita ed è così il nostro sport e va bene così. Argento alle clavette nella sua prima World Cup, quella di Sofia, e proprio alle clavette ha fatto la finale di specialità all'Europeo di Varna. Si vede subito quando non è soddisfatta Sofia Raffaeli. No, sa di aver sbagliato e va bene così, può capitare. Non c'è nulla. Non c'è è nulla molto di male. Severa con se stessa, tra l'altro, nonostante l'errore, le sue clavette 26.450. Bellissimo punteggio.
per Sofia, a dimostrazione che quel 7,95 di esecuzione senza la perdita sarebbe stato un 8 e passa, perché comunque lo 0,50 in più l'avrebbe preso. E questo fa capire il valore degli esercizi, il livello di difficoltà che hanno le nostre individualiste della nazionale, a cominciare da questo di Alexandra Giurgiuculese. Piccolo errore, super subito recuperato. Una caduta. Peccato per quelle sbavature, perché davvero anche qui abbiamo visto una grande grinta da parte di Alexandra, entrata per fare bene, così è così che ci piace la nostra Alex. Davvero, allora, andiamo ad analizzare, ecco, intanto vediamo nei rallenti, per esempio, bellissimo questo inizio, anche con una difficoltà fatta molto molto bene. E poi proseguiamo con una parte anche svolta alla grande. Tra l'altro aveva un pezzo di scotch, Penzaloni e le clavette, che non so come ha fatto davvero a mantenere la concentrazione, a me darebbe dato un fastidio assurdo. Qui, ecco, qui un piccolissima sbavatura che però è riuscita a recuperare benissimo. E poi purtroppo l'errore più, diciamo, più vistoso, più grave, è stato quella caduta durante il giro in panché, che tanto lei sa fare, sì, bene, uno dei suoi punti proprio di forza, quel pivot. Aspettiamo adesso il punteggio, intanto ovviamente è molto 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 amata dal pubblico. Alexandra è una... sarà il suo sorriso contagioso, che è quello che poi sa esprimere al meglio anche in pedana. Abbiamo rivisto adesso l'errore a cui facevi riferimento tu qualche secondo fa. In attesa del punteggio di Alexandra, Melissa Martalò poi chiuderà la finale. Eccolo qui, 24.650. Sì, che per ora la pone al terzo posto. Posizione. Sì, terza posizione, in attesa, come vi dicevo, dell'ultima esecuzione, quella di Melissa Martalò, che chiuderà questa finale alle clavette, la terza di quattro finali. Sempre in accademico, molto elegante, tra l'altro, questo body di Melissa che abbiamo avuto modo di vedere anche ieri nel concorso generale. Thank you.
beccato un errore. Peccato, qualche sporcatura per Melissa, che però dobbiamo dire è anche molto stanca. Ci credo. Ha fatto troppe cose in questo weekend. Ha fatto ieri 4 esercizi, poi ha fatto l'Open con l'Olimpiasi in Ago e 2 finali di specialità adesso, quindi sì, mamma mia, che esatto, tenuta fisica. Ci sta anche qualche sporcatura, una ragazza molto determinata, molto davvero volitiva, si vede in pedana e ci piace vedere atlete così che non mollano mai. Esatto, così motivate, ecco, mi veniva il termine giusto, è motivate, brava Melissa, nonostante qualche piccolo errore. Ecco, ad esempio, durante il giro in Panché, che ha fatto meno rotazioni di quelle che avrebbe voluto fare, non ha fatto in tempo alla fine probabilmente o a cambiare l'attrezzo sotto la gamba o comunque a muoverlo in qualche modo. Peccato perché, se non sbaglio, adesso dovrei riguardarlo, ma mi pare di ricordare così, è un elemento di difficoltà senza un movimento dell'attrezzo, purtroppo non conta, quindi di solito anche quando si sta per cadere da un giro o da una difficoltà è sempre meglio fare comunque il movimento in modo tale che venga valutato almeno quello fatto fino a quel momento. Attendiamo, ecco, il qui. Punteggio, eccolo qui, sì, quello che dicevi. Qui vedete che avrebbe dovuto forse cambiare sotto, ma non sì. Ha fatto in tempo e quindi purtroppo questo in teoria è zero. Attendiamo il punteggio di Melissa per ufficializzare la classifica di questa finale alle clavette e poi avremo l'ultima specialità, quella al nastro, prima di chiudere questo campionato nazionale assoluto. 22-250 il punteggio della ginnasta dell'Olimpia Senago, che saluta Folgaria veramente con tanta tanta soddisfazione per aver disputato 2 giorni di gara ad alto livello. E allora, medaglia d'oro in questa finale alle clavette va a Sofia Raffelli con il punteggio di 26-450, l'argento, piazza d'onore per Milena Baldassarri, 25-500, terzo gradino del podio per Alexandra Agiurgiuculese. Senza respiro ci proiettiamo a questa ultima finale di specialità. Non è successa una cosa simpaticissima, tra virgolette, stava entrando Martina Brambilla per la sua finale al cerchio, al nastro, e facendolo volare si è impigliato nella pianta che delimita l'ingresso in pedana delle ginnaste. Vabbè, l'importante è che non succeda in pedana questo. Peccato. Purtroppo sì, una perdita. Peccato per Martina, una perdita che però ci ha comunque fatto apprezzare l'esercizio. È entrata davvero anche in questo caso con un grande sorriso, una grande
voglia di fare, di dimostrare. Ho già espresso, ho fatto i miei complimenti a questa ginnasta per la preparazione e la carica che ha portato in questo assoluto, però purtroppo c'è stato questo errore, qui piccolissima sbavatura, abbiamo visto adesso, ma poi più che altro la perdita. Ecco, lo dicevo ieri, lo ripeto, a volte il nastro ti frega, perché se non lo lanci con una certa intensità, poi diciamo che non compie la parabola che dovrebbe compiere, quindi torna giù verso il suolo, ondulando, comunque cambiando poi tragitto, non come dovrebbe, direzione. E quindi diventa molto difficile da prendere, magari sembra anche giusto il lancio e poi invece viene giù sbagliato. Ecco, bisogna sempre stare attenti. Vedremo dei punteggi un po' più bassi nella finale al nastro rispetto a quelli delle precedenti tre finali, perché come diciamo sempre tendenzialmente sono più bassi i punteggi al nastro, vista la difficoltà di maneggio, di gestione dell'attrezzo. Assolutamente. 16.900 il nastro di Martina Brambilla, e la ginnasta della San Giorgio 79esimo saluta così questi campionati assoluti e può dirsi assolutamente soddisfatta, tanto del concorso generale quanto delle due finali di specialità che ha disputato molto molto bene. Eccola. Da una San Giorgina all'altra, Eleonora Tagliabue, anche lei torna in pedana, anche lei dopo un ottimo campionato assoluto, sia concorso generale che finali di specialità. Peccato, subito un errore per Eleonora. Peccato davvero, mi dispiace tantissimo, perché questo è il suo esercizio, sì. E oltre ad avere una bellissima composizione come anche in tutte le altre del suo programma, lo maneggia anche particolarmente bene, molto piacevole da vedere, molto continuativo il lavoro che fa in pedana con il nastro, cosa poco comune perché il nastro è davvero complesso come attrezzo, però purtroppo ecco c'è stato questo brutto errore all'inizio, però la gara è aperta, nel senso che spesso si vince anche in base a quanto sbagliano gli altri. Sì, poi ecco il nastro più che mai è una finale del tutto aperta, tra l'altro anche un po' di stanchezza per Eleonora Tagliabue, che direi ieri ha fatto il programma completo nel concorso generale, oggi ha preso parte a tre finali su quattro, si è riposata soltanto alle clavette di fatto, quindi insomma sette esercizi in meno di 24 ore. Sono tanti, sì. Sono tanti davvero. Siete esercizi accompagnati dalla relativa poi preparazione, la tensione, il senso di responsabilità anche, insomma, non è semplice. 18.800 il punteggio di Eleonora Tagliabue al nastro, fa meglio della compagna di squadra alla San Giorgio Martina Brambilla, però esce che comunque non è soddisfatta. Beh, questo è tipico, certo, di ogni ginnasta che vuole essere perfetta. Si lavora per la perfezione nella ginnastica ritmica. Torna in pedana per la sua ultima finale l'aviere dell'aeronautica militare Alexandra Giurgiuculese. Portata a casa già l'oro nella finale alla palla, il bronzo alle clavette. Vuole e deve fare bene quest'ultimo esercizio, dai.
Brava Alex, oh, ci piace vederti così, brava, brava, brava Alex. Era fondamentale riscattarsi, era importantissimo e oggi è riuscita a farlo con la palla, è riuscita a farlo parzialmente con le clavette, è riuscita a farlo bene con il nastro e siamo molto, e molto lo abbiamo detto, questa è la vera Alexandra. È lei, sì, saluta con delle gomitate le bambine che... E poi Val Kiss and Cry ad attendere l'ultimo punteggio di questo suo campionato assoluto che l'ha vista ieri. Medaglia di bronzo, che bello l'abbraccio con Eleonora Tagliabue. Sono ginnaste rivali quando si tratta di gare societarie come la Serie A o i campionati assoluti ancora di più, perché è una gara individuale, ma... poi sono ginnaste che nei vari incontri e gare internazionali difendono il tricolore. Diciamo che io poi paragonando anche ad altri sport, nel nostro c'è molta più solidarietà, ma di solito la diciamo competitività c'è più fra gli allenatori che fra le ginnaste. Sono molto solidali l'una con l'altra, proprio perché si allenano così tanto e sacrificano anche così tanto delle loro vite che sono molto unite anche proprio durante le gare, cosa che negli altri sport non è così, assolutamente, molto più raro da trovare, c'è molta più rivalità nel vero senso della parola, invece in questo caso nel nostro sport è molto... Il cuore di Alexandra Giurgiucolese è dedicato alla sua compagna di squadra Tara Dragas. 24-350 il nastro di Alex, bello, bellissimo, bello, ci piace, questi sono i punteggi che vogliamo vedere per gli esercizi di Alexandra, che sa che può fare questo e altro. Ed è bello il suo sorriso perché dimostra quanto sia riuscita a riscattarsi dopo una giornata difficile come quella di ieri. Sofia Raffaeli torna in pedana anche lei per concludere con la quarta e ultima finale, un nastro che le ha dato tante soddisfazioni, specialmente nelle tappe di World Cup di quest'anno. Thank you.
Incredibile, incredibile, questa ragazzina è incredibile. Ha fatto l'ennesima esecuzione, perfetta. Brava Sofia, brava, brava, brava Sofia, veramente. Ci auguriamo di averti per tanti, tanti anni nella nostra rosa di ginnaste, perché sei un fenomeno. La spavalderia in senso buono, che si mostra in pedana a 17 anni. Guarda, ridevamo con Julie, anzi io ho fatto ridere Julie l'ultima gara dove sono stata con lei alla dell'Anu Cup, perché gli dicevo: guarda Julie, io ogni volta che sono in giuria e c'è Sofia che fa l'esercizio, io sono convinta di sapere l'esercizio e poi lo cambia, perché Sofia è così brava che in base a come si sente, a come lancia la treccia, sì, come è come in asse su un giro, piuttosto che cambia i giri, gli esercizi, le maestrie, cambia tutto, quindi io non so mai cosa aspettarmi da Sofia. Quando si dice che Raffaeli è perfetta per questo codice, è forse questa è la sua caratteristica più importante, l'abilità di avere una velocità di pensiero tale da cambiare l'esercizio che non ti costa nulla, proprio perché con questo diverso modo di giudicare puoi modificare qualsiasi cosa. L'importante è saperlo fare, lei lo sa fare benissimo. Lo sa fare veramente alla grande. Guardate questo anche pivot, relevé davvero sull'avampiede, che dà un valore veramente alto, una base di 0,50 più 1,020 ogni rotazione aggiuntiva, quindi fate un po' il calcolo quanto costa questo suo giro. Ecco il punteggio: 24,200 per Sofia Raffaeli, 0,15 dietro a Alexandra. Ecco un'altra Sofia. Eh sì, da una Sofia all'altra, Sofia Maffeis, che si è tolta la soddisfazione della medaglia di bronzo nella prima finale di specialità in cui l'abbiamo vista protagonista, quella al cerchio. E ora è pronta per concludere il suo assoluto con questo esercizio al nastro. Traiettoria molto lunga, salvata alla grande. Devo dire molto bene questo esercizio, bravissima Sofia, ha veramente tirato fuori una grande, grande, grande forza e una grande concentrazione, molto, molto bene Sofia. Poi ha un'espressività, ma face, particolarissima, bellissima. Che tra l'altro è una ragazza molto timida al di fuori della pedana e poi quando entra a fare i suoi esercizi, sì, diventa veramente un'artista, quindi... Molto bene, ha fatto davvero bene, proprio era nel giusto flow e ha riuscito a fare non solo le difficoltà di corpo ma anche tutti i suoi lanci e maestrie in maniera super, brava. Grande crescita, tanta maturità sta dimostrando Sofia Maffeis. Sì. Lo raccontavi anche ieri. Esatto, la crescita che ha avuto a livello anche emotivo, psicologico, il cambiamento che ha fatto rispetto anche solo all'anno scorso, dove era insomma sicuramente non in una fase super positiva, invece adesso la vediamo veramente alla grande.
e con la polisportiva varese, tra l'altro, negli ultimi 2 anni ha conquistato la doppia promozione dalla B alla 2 e dalla 2 alla 1, quindi l'anno prossimo la vedremo insieme alla sua squadra nel massimo campionato italiano di ginnastica ritmica. Molto bene, Sofia. Un punteggio 19.900, non altissimo, questo dipende anche da, poi dal coefficiente di difficoltà dell'esercizio, ma chiaramente ogni ginnasta deve calcolare la sua performance individuale. Al momento è il terzo posto quello di Sofia Maffeis, sta entrando in pedana Milena Baldassarri, che chiuderà il suo programma di gara, il suo programma di finali, e chiuderà anche questi campionati assoluti. Bellissimo questo nastro di Milena, opera d'arte di questa ginnasta, davvero. Ma non si possono portare tutte e tre a Tokyo? Magari, guarda, sono tre ginnaste pazzesche. Milena Baldassarri, 2 giornate di gara, 2 giornate di concentrazione e di continuità. Brava Milena, davvero meriti tutto il tifo che ti sta arrivando qui al Palaghiaccio di Folgaria. Bellissimo questo naso, tra l'altro, ecco, se se andiamo a rivedere i 3 nastri delle nostre 3, Sofia, Milena e Alexandra, sono 3 stili tanto diversi, ma tutti e 3 veramente di alta qualità, ecco, diciamo così, ci emozionano tutti e 3 con questi stili e caratteri diversi, che secondo me rappresentano molto anche loro, questi 3 nastri. Alexandra con una musica giocosa, divertente, frizzante. Come è lei. Esatto, come è lei. Milena, romantica e armoniosa come lei, e Sofia grintosa e scaltra. Quindi secondo me questi 3 nastri sono la giusta descrizione e finale di questo assoluto. Brave ragazze. E allora, in attesa soltanto del punteggio di Milena Baldassarri per concludere questo campionato assoluto. Stiamo aspettando questo punteggio per... Ed è veramente tanto, tanto soddisfatta Milena, credo che questa sia stata, insomma, veramente una gara della liberazione per lei. Sì, 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 una gara di riscatto e una bella gara della quale può andare fiera ed orgogliosa. Vediamo adesso, siamo tutti in attesa di questo ultimo punteggio per leggere la classifica finale e non vediamo l'ora di scoprirlo. E non vediamo l'ora di scoprire chi porterà a Tokyo ai Giochi Olimpici la direttrice tecnica Emanuela Maccarani. Siamo davvero curiosi. No, io credo che nessuno vorrebbe essere nei suoi panni. No, esatto, è una scelta molto complicata che sicuramente è importante per tutta la nostra sezione ritmica, ed è nelle mani però di una grande esperta, quindi
ci fideremo accecamente delle scelte tecniche che verranno effettuate. Quello senza dubbio. La delegazione di Ritmica, tra l'altro, partirà il 30 luglio da Roma per Tokyo. Dopo un lunghissimo viaggio arriverà in Giappone il giorno successivo, il 31 di fatto. Protocolli di sicurezza anti-Covid molto molto stringenti, tamponi praticamente quotidiani per la delegazione che sarà guidata, sia quella di Ritmica che quella di Artistica maschile e femminile, dal segretario generale della Federazione Ginnastica d'Italia Roberto Pentrella. Manda baci alla tribuna. Colgo questi attimi d'attesa anche per ringraziare le forze armate, i gruppi sportivi, sempre al fianco della Federazione Ginnastica d'Italia. 24-250, di un nulla alle spalle di Alexandra Giurgiu-Pulese, seconda posizione per Milena Baldassarri, medaglia di bronzo per Sofia Raffaeli in questa ultima finale al nastro. Bellissima, bellissimo podio comunque popolato dalle nostre tre beniamine. E complimenti davvero a tutte, non solo a loro tre chiaramente, ma a tutte le ginnaste che hanno partecipato e che si sono battute per un risultato oggi. Ma adesso non è finita qui, perché ve lo avevamo annunciato che ci sarebbe stata anche la seconda esibizione della squadra nazionale azzurra delle farfalle, che fra meno di un mese sarà a Tokyo per giocarsi tutto dopo un quadriennio, anzi ormai un quinquennio difficile, difficilissimo, specialmente il 2020, tornate più agguerrite che mai e tornano in pedana adesso per farci vedere il loro secondo esercizio misto, tre cerchi e quattro clavette per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Sant'Andrea, Agnese Duranti e Daniela Mogurian, sotto lo sguardo attento della DTN Emanuela Maccarani, dell'allenatrice Olga Ticina e di tutto lo staff dell'Accademia di Desio, e davanti gli occhi di Talisa Torretti, Alessia Russo. Ma vediamoci, dopo ne chiacchieriamo. Meravigliose, davvero, 2 minuti e mezzo di totale suspense, di totale
magia, bellissimo questo esercizio, poi la musica è così coinvolgente, così incalzante, meraviglioso davvero. Aspettiamo solo quel giorno. Sì, 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 stavo ringraziando prima chiaramente la direttrice tecnica nazionale che è sempre al fianco delle nostre farfalle, l'allenatrice Olga Tiscina e tutto lo staff dell'Accademia Internazionale di Desio, ma senza dimenticare, anzi le metterei al primo posto, le riserve, che poi riserve non sono perché si allenano tantissimo come quelle che saranno le titolari a Tokyo, Alessia Russo, Talisa Torretti, Laura Paris, che veramente non fanno mai mancare il loro supporto alle compagne di squadra. E stavo ringraziando anche i gruppi sportivi che sono al fianco della Federazione Ginnastica d'Italia, perché la squadra nazionale, le ragazze della squadra nazionale fanno tutte parte dell'aeronautica militare. Alessia Russo, le cinque titolari, Alessia Russo come anche Laura Paris. Alessia Russo invece fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. C'è l'esercito italiano che abbraccia tante ginnaste invece, i ginnasti dell'artistica femminile, come anche del trampolino elastico, e il loro sostegno è veramente, e sì, tu insomma lo sai, sì, perché esatto, hai fatto parte dell'aeronautica, quanto sia fondamentale il sostegno. Sì, è una grande famiglia che dà un supporto importante in una disciplina come la nostra, che insomma richiede questo tipo di aiuto, e quindi ringrazio ancora una volta l'aeronautica militare sia per il sostegno che ha dato a me nella mia carriera, ma soprattutto anche per quello che continuo a fare per tutte queste ragazze. Qualche secondo per approntare, sistemare le questioni tecniche, per avere qui con noi in diretta la direttrice tecnica nazionale che abbiamo proprio poco fa ringraziato per tutto quello che ha fatto, che continuerà a fare, e per la decisione difficilissima che le toccherà, e non vorremmo essere per niente nei suoi panni. Se la regia mi dà l'ok, la presento Emanuela Maccarani in diretta con noi. Buongiorno a tutte. Eccoci allora, qui tutto sistemato. Sicuramente è stata una bellissima tre giorni di gara. Direi che la gara di squadra è stata avvincente, con un livello dal punto di vista tecnico che si sta comunque elevando sempre di più. Anche nelle finali di oggi di squadra abbiamo visto delle composizioni bellissime, cosa che a me manca molto nel contesto internazionale, dove veramente siamo solo alla ricerca di decimi per aumentare il D3. Invece ci sono state comunque delle composizioni che, con questa introduzione del limite nelle collaborazioni che solo noi in Italia abbiamo poi attuato, ha dato comunque una bella sferzata a quello che è di nuovo il valore artistico. La gara individuale oggi è stata avvincente. Bellissimo. E per quel che mi riguarda, diciamo che le mie scelte, parlo sempre al singolare, ma naturalmente non sono da sola che faccio tutta questa valutazione, sono già state prese da tempo. Naturalmente ho sempre auspicato che le due nostre grandi ginnaste qualificate dal mondiale del 2019 potessero ovviamente prepararsi al meglio per questa competizione, e quindi saranno loro che parteciperanno a Tokyo. Quello che ovviamente è stato la mia grandissima attenzione è su tutto il gruppo delle ginnaste che la terziglia, le tre grandi ginnaste che comunque ci rappresentano in campo internazionale in questo momento. Io vorrei ricordare che Sofia Raffaeli continuerà la preparazione, perché noi, quello che io ho cercato sempre di fare in questo periodo, di tenerle comunque tutte e tre assolutamente con un profilo molto alto, per il fatto che qualsiasi cosa accadrà da qui al 30 di luglio alla partenza, noi potremmo sostituire una ginnasta in caso di infortunio. Quindi è necessario, al di là che poi faremo i campionati del mondo ad ottobre, quindi mai nessuna ginnasta è stata in vacanza a luglio facendo i campionati del mondo, e quindi al di là della nostra programmazione, che ha subito dei cambiamenti ovviamente, dei correttivi in funzione alle necessità soprattutto delle ginnaste, questo sarà quello che poi andremo a portare a Tokyo.
Io penso che avremo ancora un mese davanti dove questa forma fisica di Alexandra e di Milena, che sicuramente sta prendendo la giusta piega, il Covid aveva buttato giù tantissimo Alexandra, e devo dire che nelle ultime due settimane comincia un po' a vedersi questo allenamento metodico che lei sta affrontando, al di là poi della gara. E credo che oggi lei, ieri e oggi, il recuperare il campionato d'Europa che l'ha vista esclusa dalla finale a 24 ancora non ha superato questa cosa. Comunque io non mi vorrei dilungare troppo su questo, e diciamo che anche per la squadra è stata una tre giorni importante, perché non potremo più competere all'estero per ovvi motivi di pandemia e per salvaguardare la salute di tutte le nostre ginnaste individualiste e squadra, e quindi rappresentava questo contesto un momento importante di valutazione. Sono stati dati comunque i punteggi a tutte le esibizioni da venerdì fino a oggi. Sei soddisfatta? Sono contenta della tenuta delle ragazze, anche se naturalmente poi la gara è un'altra cosa. Ora credo che la premiazione sia un bel momento assolutamente per voi, sì, da commentare. Ti ringraziamo tantissimo, Emanuela Mancarani, ci hai anche dato scoop, perché comunque ancora ad oggi non era stato annunciato, e siamo insomma felici. Bene, che tu sia stata qui in diretta con noi a dircelo. Ringraziamo la direttrice tecnica nazionale, grazie a Giorgio, Emanuela Mancarani, che ha anche insomma guidato la giuria, che in questi tre giorni veramente lavorato tanto, tantissimo per valutare non soltanto i campionati assoluti, concorso generale e finali di specialità, ma anche i campionati nazionali di insieme, allieve, giovanile, open, ai quali abbiamo assistito al palaghiaccio di Folgheria. Dunque, Milena Baldassarri e Alexandra Giorgiugulese saranno le due ginnaste individualiste che partiranno per i Giochi Olimpici di Tokyo. E grandi complimenti sono arrivati ed era inevitabile per Sofia Raffaeli, e lo dimostrano chiaramente anche le medaglie vinte in questi due giorni di gara, perché ieri si è laureata di fatto la 17enne di Ancona vice campionessa assoluta, e oggi ha portato a casa comunque l'oro alle clavette, l'argento al cerchio e due bronzi a palla e nastro. Quindi risultati di tutto rispetto, e che insomma spianano la strada a quello che sarà il futuro di Sofia. Assolutamente, queste sono insomma ginnaste di grandissimo livello, e siamo contenti di vedere due italiane individualiste che gareggeranno alle Olimpiadi di Tokyo. Non è assolutamente scontato, e ci fa davvero siamo molto molto orgogliosi di questo risultato. Milena e Alexandra hanno conquistato questo importante pass ormai nel 2019, e le vedremo volare su Tokyo. Sofia Raffaeli continuerà a volare, ne sono certa, per molti molti anni. Ce lo auguriamo tutti, glielo auguriamo. Anche perché, come ricordava Emanuela Mancarani, a fine ottobre, dal 27 al 31, andrà in scena il 38esimo campionato mondiale a Kitakyushu, sempre in Giappone, quindi un paio di mesi dopo i Giochi Olimpici, e quindi occasioni per dimostrare tutto il suo talento in campo internazionale. Sofia Raffaeli ne ha e ne avrà tanti, perché insomma prima delle spua di quest'anno comunque Raffaeli era proiettata in ottica Parigi 2024, quindi è stato un 2021 sicuramente eccezionale. Avrebbe meritato anche lei di andare a Tokyo, ma purtroppo se ne possono portare soltanto due, quindi esatto. Di fatto Emanuela Mancarani, la direttrice tecnica, affida il compito di difendere la maglia azzurra a chi se l'è conquistato quel passo. Quindi Sofia aspetterà il suo turno, Milena Baldassarri e Alexandra Giorgiugulese si giocheranno il tutto insieme alla squadra nazionale delle farfalle. Allora, andando un po' a ricapitolare queste bellissime finali di specialità dei campionati assoluti, cominciando dalla cerchio, medaglia di bronzo per Sofia Maffeis, argento per Sofia Raffaeli, ginnasta 17enne della Faber Fabriano, l'oro nella prima finale, quella al cerchio, va all'aviere dell'aeronautica militare Milena Baldassarri. Approfitto per citare le autorità che
premiano in queste finali di specialità, a cominciare dalla nostra Daniela Delle Chiaie, presidente di giuria in questo weekend di gara, ma soprattutto membro del comitato tecnico della Federazione Internazionale di Ginnastica. Presente anche Daniela Vecchiato, direttrice dell'APT, dell'Azienda per il Turismo Alpe Cimbra di Folgheria, Lavarone e Lucerna. E infine Arianna Toller, referente per le partnership e i grandi eventi di Alpe Cimbra. Intanto si conclude la premiazione dell'attrezzo cerchio e dovremo anche ascoltare l'inno. Bellissima questo podio con due Sofie e al centro Milena Baldassarri. È già il momento di scendere dai gradini e proseguire con la premiazione dell'attrezzo palla. Un'altra bella finale che ha visto trionfare Alexandra Aggiurgiuculese. Sul secondo gradino del podio salirà Milena Baldassarri, quindi su le due avieri dell'aeronautica militare. La medaglia di bronzo invece, eccola qui, se la mette al collo Sofia Raffaeli, capace comunque di portare a casa quattro medaglie su quattro finali, così come è riuscita a fare Milena Baldassarri, neo campionessa assoluta per il secondo anno consecutivo, il terzo titolo della sua carriera. E oggi è veramente un'altra grande giornata di gara per Baldassarri, che porta a casa un oro e tre argenti in tutte e quattro le finali. Prima classifica, medaglia d'oro, campionessa italiana assoluta con la palla 2021, Alexandra. E Alexandra sale sul gradino più alto del podio in questa finale alla palla. Beh, le hanno vinte tutte loro le medaglie tranne il bronzo, cioè il terzetto sistemato in maniera diversa, sì. È sempre lo stesso, tranne il bel bronzo di Sofia Mafeis al cerchio, che veramente conclude con soddisfazione. Sì, 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 sì. Assolutamente, anche un'ottima prestazione al nastro per Sofia Mafeis nonostante la mancata medaglia. Auto vestizione della medaglia da parte delle ginnaste. E ascoltiamo di nuovo l'inno d'Italia per questo secondo podio. Si andrà avanti invece con la premiazione
della terza finale, quella alle clavette. Le protagoniste saranno sempre le stesse, in sì, ordine diverso in ordine, però in ordine, esatto. In ordine diverso, perché Sofia Raffaeli ha conquistato la finale alle clavette. Il bronzo è andato ad Alexandra Giurgiuculese. Peserà il collo un po' a tutte al termine di queste sì, premiazioni. Decisamente, Giorgia, sono ragazze vincenti e lo si vede dal numero infinito di medaglie che portano al collo. Fiera anche l'aeronautica militare di avere due atlete così vincenti nella sua rosa. Prima classificata, medaglia d'oro, campionessa italiana assoluta con le clavette 2021, Sofia Raffaeli. E la piccolina si aggiudica il titolo di campionessa italiana con le clavette. Con questo splendido sorriso saluta Alexandra e Milena. Anche qui vedete una sincera amicizia fra le tre, che non è scontata, che ci piace tantissimo. Questo è lo spirito da trasmettere alle giovani generazioni e in generale, non solo alle ginnaste, ma proprio a chi le guarda, a chi prende esempio e spunto da queste atlete. Brave, brave ragazze. Sofia. Vediamo la classifica in sovraimpressione con i punteggi e ascoltiamo di nuovo l'inno italiano. Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Alexandra Maria Giulio Pulese, il coro con le clavette del campionato nazionale assoluto 2021. Ed ecco l'ultima premiazione. Ultimissima premiazione per questo campionato assoluto. Giorgia, siamo alla fine, mancano solo gli applausi per queste ragazze e poi possono considerarsi davvero al termine di questa esperienza. Bronzo per Sofia Raffaeli, questo è un attrezzo dove tutte e tre hanno fatto un'ottima prova, buonissima prova, davvero se la sono giocata sui decimi, perché sono a distanza di 0,05 Raffaeli da Baldassarri e di un decimo Baldassarri da Giurgiuculese, quindi davvero molto molto vicine, con pochissima differenza basata più che altro sul punteggio dell'esecuzione. Quindi molto molto bene questa finale, una bella finale avvincente giocata sui decimi. Campionessa italiana a questo attrezzo Alexandra. Si saluta, si congratula alla Covid maniera ormai con i gomiti le due compagne e si prepara per ascoltare, tanto per mettere la medaglia al collo e poi per ascoltare l'inno. Alexandra
quante medaglie da appendere al muro per queste ragazze, ai propri palmarès. Bellissimi risultati, possono dormire serene stasera e poi da domani rimettersi, magari dopodomani magari domani si festeggia, esatto. E poi si pensa a Tokyo, dove voleranno Milena Baldassarri e Alexandra Aggiurgiuculese. Ascoltiamo per l'ultima volta l'inno prima di salutarci. Così anche questa ultima premiazione del campionato assoluto 2021 di ginnastica ritmica. E allora è davvero tutto, noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti, ringraziamo il bel pubblico qui al Palaghiaccio di Folgheria, io ringrazio il commento tecnico di Marta Pagnini al mio fianco e io ringrazio la telecronaca super di Giorgio Baldinacci. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti. Categoria giovanile 2021 saranno sempre Daniela Delle Chiare, componente del Comitato Tecnico Internazionale di Ginnastica Ritmica della Federazione Internazionale di Ginnastica, Daniela Delle Chiare, che avrà il compito e l'onore di consegnare alle prime squadre classificate la Coppa della Federazione Ginnastica. Mentre per i secondi piazzamenti i podi saranno onorati da Daniela Vecchiato, direttore dell'azienda per il turismo Alte Cifre. Per i terzi piazzamenti l'onore spetterà da Diana Colle dell'azienda per il turismo Alte Cifre. Terza squadra classificata categoria giovanile, la squadra della società Raffaello Motto Viareggio.
la squadra dell'Associazione Sportiva Udinese. Prima squadra classificata, squadra campione nazionale insieme categoria giovanile 2021, la squadra di ginnastica Fabriano. Federazione Ginnastica d'Italia. Ginnastica Fabriano, Associazione Sportiva Udinese, Raffaello Motto Viareggio, il podio del campionato nazionale di insieme categoria giovanile. In onore della squadra vincitrice Ginnastica Fabriano e di questo podio, vi invito ad alzarvi per ascoltare le note dell'inno nazionale italiano. Cerimonia di premiazione del campionato nazionale di insieme 2021, categoria Open.
della Polisportiva Montevecchio. Seconda squadra classificata, la squadra dell'Associazione Ginnastica Moderna Legnano. Prima squadra classificata, squadra campione nazionale di insieme 2021, categoria Open, la squadra dell'Associazione Ginnastica Aurora Vara. Associazione Ginnastica Aurora Fano, la Coppa della Federazione Ginnastica d'Italia. Aurora Fano, Moderna Legnano, Montevecchio Bologna, il podio del Campionato Nazionale di Insieme Open 2021. Del campionato insieme Open 2021 in onore di questo podio vi invito ad alzarvi per ascoltare le note dell'inno nazionale italiano. Ginnastica ritmica, tradizionale selfie.